Paolo non vuole fare il suo lavoro, quindi penso che lo farò io e lo costringerò a mettere le riprese Puoi che stare farò. zitta, per favore? Occhio qua, guarda qua, non c'è la strada. Come vedono che devono fare inversione, già ridono, sti stronzi. Ne era a fangu. Porco zio, mamma Ettore, ti sto per finire dentro. Siamo le cose in cui in questa moda non si parla, non mi dare testate, non rompere i coglioni, ti sorreggio addosso. Cioè, guardate qua. No, 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 non riesco a guardare. Non riesco a guardare, va. Oddio, colore. Porca madre, cadevo, oddio. Io mi chiedo, sfocerà da qualche parte? Sono curioso di vedere dove arriviamo. Ok, penso che qui finisce il bosco. Oddio, che figata. Mamma mia. Era qua. No, vabbè. Assurdo. Effettivamente è bello. Ma che è questo, un osservatorio? Può essere pure Goku che è appena arrivato. Bellino come posto. Le parti di Fisciano, i miei ci offrivano un pranzetto. Cazzo. Torniamo a Fisciano. 20 euro di benzina, 5 euro di pranzo. Offerto. Allora, Paolo non vuole fare il suo lavoro, quindi penso che lo farò io e lo costringerò a mettere le riprese Puoi che stare farò. zitta, per favore? Ma stai facendo una Sto foto? cercando di concentrarmi. Dicevo, quindi lo costringerò a mettere le riprese che farò io, anche se Siamo non le so veramente degli fare. sputi. Quindi vediamo come escono. Fanno schifo, eh? Ma tu le metterai. Ma che belle dronate. Ringraziamo Ettore per il drone, ovviamente, come al solito. E ora riprendiamo la marcia e andiamo verso l'ignoto perché non sappiamo dove ci porterà questa strada. Qua in tutto questo nemmeno prende, quindi non abbiamo manco potuto cercare un ristorantino. Partiamo bene, insomma. Mamma quanto muschio, guarda qua. Comunque veramente fighissimo come posto, soprattutto se si ha un drone per fare qualche video. Occhio qua, guarda qua, non c'è la strada. Bello, se ci portavamo i panini qua, veramente stavamo bene 100 anni. Oh mamma. Ma che è? Oddio, non pensavo di arrivare a dirlo, ma era decisamente meglio dall'altro lato la strada. Che cavolo è? Guarda qua. Oddio, fighissime ste rocce. Aia. Oddio, fantastico. Guarda qua, che vista. Comunque è finita la strada spersa dal mondo. Ora ci fermiamo un attimo qua e scegliamo un ristorantino. Ok, abbiamo scelto il ristorante. Abbiamo scelto uno qua dietro anche perché gli altri erano tutti abbastanza lontani. Quindi speriamo bene. Wow, che bello, dai. Stiamo passando proprio. Ma si può passare con la moto? Perché è un po' troppo stretto. Secondo me no. Speriamo che non ci buttano i secchi d'acqua addosso. Oddio, dove stiamo passando? Mamma mia. Secondo me era tranquillamente evitabile. Bastardi che già ridono. Come vedono che devono fare inversione, già ridono. Sti stronzi. Ne era a fanculo. Ma che cazzo? Stiamo andando a pregare, non ho capito. Ma dove sta andando? Ma vuole entrare nel cortile della chiesa, vuole entrare. Yay, trovato. Ci abbiamo messo 6.000 ore, non che abbiamo dovuto chiedere a 4 persone diverse, però alla fine ce l'abbiamo fatta. Thank you.
abbiamo finito di pranzare. Sì, sono tipo le 5. Ora ci rimettiamo in marcia e ci dirigiamo verso casa. Ne abbiamo ancora per un'oretta, che dopo tutto quello che abbiamo mangiato ne valgono per 4. Comunque il posto era davvero fantastico. Come avete visto, si mangiava su questa balconata che mostrava tutto il panorama mozzafiato e incontaminato, soprattutto, che offre la campagna. E soprattutto abbiamo mangiato anche benissimo e in quantità industriali. Veramente sto scoppiando. Ogni porzione l'ho smezzata con la zavorrina e stavo veramente morendo per quanto abbiamo mangiato. E alla fine abbiamo pagato anche poco, quindi promosso a pieni voti. Ora il sole è appena calato praticamente, anche perché oggi è scattata l'ora legale. Porco zio, mamma mia. E in più qui tra le montagne tramonta sempre prima. Comunque non so come sarà la strada, spero che ci riservi qualcosa di interessante, così almeno ci divertiamo sulla via del ritorno. Mi sa che tra qualche migliaio di chilometri devo cambiare le gomme. C'hanno 6.000 chilometri circa all'attivo, però sento che stanno iniziando un pochino a cedere, oltre al fatto che il battistrada pian piano viene mangiato sempre più dai 60 e passa cavalli del K. Mamma, che figo il tramonto, guardate là. Ah, guarda che bello. Porco zio, che fossi che ci stanno. Wow, bella, si è sgommato, si è alzata un po'. In ogni caso ragazzi, manca davvero poco all'autostrada, mancano circa mezz'oretta prima di arrivare a casa, ma nonostante ciò l'outro ve la faccio qua perché non ho null'altro da mostrarvi. Quindi come al solito, se questo video vi è piaciuto vi invito a lasciare un like, mi raccomando, sono molto importanti, e se proprio volete fare i bravi bambini lasciate anche un bel commento che aiuta molto a crescere il canale. E indovina un po' cosa devi fare se ancora non sei iscritto. Esatto, e mi raccomando, seguimi su Instagram dove carico tutte le foto dei miei giri. E se ti piacciono le live streaming, ho un canale Twitch che puoi trovare proprio qua sotto, dove quando posso faccio qualche live. Ovviamente l'annuncio prima su Instagram, quindi prima Instagram e poi Twitch. Noi ci vediamo domenica prossima con un nuovo video.